Siamo qui con la professoressa Grazia Urbini. Allora, il progetto WeMake, vengono assemblati, preparati dei computer e donati alle associazioni. Come funziona questo progetto e chi lo rende possibile? Allora, questo è un progetto che è quadriennale, nel senso che sono già 4 anni che viene fatto all'interno della nostra scuola. In pratica i ragazzi si ritrovano un pomeriggio alla settimana, per me si divertono anche sinceramente, e smontano vecchi computer che noi recuperiamo, smontano i pezzi vecchi, assemblano invece quelli nuovi, creando dei computer, mettono un sistema operativo gratuito, dopodiché con la collaborazione di Volontarimini individuiamo delle associazioni di volontariato e a loro doniamo, come appunto sta accadendo oggi, i computer. Tutto questo avviene ovviamente attraverso un finanziamento da parte del Lions Club Rimini Riccione Aosta, di cui sono presidente per quest'anno sociale. Come recuperate i computer? Dove li andate a prendere i computer su cui poi i ragazzi lavorano? Ma generalmente ci rivolgiamo alla rete del Lions. Durante i meeting, le serate, chiedo ai vari soci se hanno dei computer da dismettere, eccetera, e di solito la risposta è sempre positiva, perché molti sono professionisti, liberi professionisti, e quindi c'è anche un ricambio abbastanza frequente di questi apparecchi. E quindi generalmente attraverso così questa richiesta e questa risposta sempre molto entusiastica. Questo è il quarto anno. Come va il rapporto con Volontarimini? Quanti computer avete già fatto e come selezionate le associazioni che ogni anno ricevono il computer? Allora, io credo che nell'arco dei 4 anni almeno una 50ina di computer siano già stati donati. E la selezione avviene da parte di Volontarimini, quindi Volontarimini per noi è indispensabile, perché fa proprio da ponte fra noi e le associazioni di volontariato. Noi non avremo onestamente il polso della situazione, di quello che è il fenomeno generale del volontariato nella provincia di Rimini. Viceversa, un'associazione come Volontarimini chiaramente ce l'ha, e quindi la risposta è forse più efficace, insomma. Come vivono i ragazzi questo momento di lavoro e soprattutto anche questo momento di conoscenza col mondo sociale? Poi per qualcuno si trasforma anche in una partecipazione attiva alle associazioni, oppure comunque una curiosità per questo mondo? Allora, sono sincera, non è avvenuto frequentemente, ma è avvenuto che ragazzi poi si siano iscritti a qualche associazione di volontariato. E quindi indubbiamente è una scoperta, ma ammetto anche la mia così poca conoscenza del fenomeno del volontariato così a livello generale, nel senso che pur facendo parte di un'associazione anch'io, però il fenomeno è molto variegato. E quindi il fatto di aver incontrato nell'arco dei 4 anni almeno una 50ina di associazioni di volontariato ti apre gli occhi, ti fa vedere veramente quale sia quel mondo, ed è un mondo veramente fatto di persone con del gran cuore sostanzialmente, e credo che per i ragazzi questo sia un segnale estremamente positivo, perché si rendono conto che fuori dalla scuola non esiste solamente un potenziale mondo dello studio o mondo del lavoro, ma anche il mondo del sociale, che è importantissimo. Ecco, oltre ai ragazzi comunque anche la scuola è molto attenta e impegnata nel sociale, perché oltre a questa attività domani comincia un corso di alfabetizzazione proprio nelle aule della scuola, più altri appuntamenti, quindi anche la scuola è attenta a questo mondo. Certo, allora la nostra scuola veramente negli ultimi anni sta intraprendendo una politica di apertura verso l'esterno non indifferente, e questa apertura verso l'esterno si rivolge anche alle associazioni di volontariato come Volontarimini, quindi la collaborazione è indubbiamente una collaborazione estremamente proficua, secondo me. Ecco, quindi il fatto di non solo essere presente o fungere da ponte per WeMake, ma anche per altre iniziative che gestisce la stessa Volontarimini, ma per noi è un piacere sostanzialmente, ecco, non ci costa nessuno sforzo, insomma. Una collaborazione che continuerà anche gli anni prossimi? Ma io penso di sì, io non sono il dirigente, ovviamente dipende dal mio dirigente, ma credo che la professoressa Massimiliani sia assolutamente favorevole a una cosa del genere.
scuola e volontariato, come funziona questo connubio? Perfettamente, quando c'è la volontà della scuola e dell'associazione di lavorare insieme. La scuola Valturia, l'Istituto Valturia è molto disponibile, in questi anni ha fatto dei bellissimi progetti. WeMake rappresenta proprio l'eccellenza per il dialogo intergenerazionale, nel senso che i ragazzi che lavorano ad un laboratorio per rigenerare i computer li donano e li donano alle associazioni di volontariato che ne hanno bisogno. Oltre a questo, quali altre attività? Prima accennavi anche a un laboratorio di alfabetizzazione informatica, più un'analisi dei siti per l'accessibilità, quindi sono tante le attività che state portando avanti. Ma proprio in questo periodo sì, e l'Istituto Valturio si è dimostrata attenta e aperta al territorio, quindi ci presta il laboratorio nel pomeriggio, inizia proprio domani pomeriggio la prima lezione di alfabetizzazione di informatica per dare gli strumenti, l'ABC, a quelle persone che vogliono avvicinarsi al computer e magari nell'associazione fanno altro e possono così aiutare anche la parte organizzativa e gestionale, amministrativa, con alcune basi dell'informatica. L'altro progetto invece, insieme al gruppo Civivo Digitale, insieme al Comune di Rimini, andremo a fare venerdì 27 aprile, andremo a fare un'analisi dei siti della pubblica amministrazione, perché l'accessibilità dei siti anche da parte dei disabili diventa un aspetto molto importante. Una pubblica amministrazione attenta deve poter fare questo confronto con chi ha delle esigenze, dei bisogni speciali. Ecco, oggi qui abbiamo visto una decina di piccole associazioni che insomma fanno un lavoro importante nel territorio, da chi tiene uno sportello in carcere a chi fa dei corsi per i migranti. Ecco, quanto è importante per queste associazioni un gesto come questo e anche il farsi conoscere sul territorio? Sicuramente è uno strumento ormai fondamentale avere un computer in un'associazione e quindi è molto importante. Poi abbiamo visto che vengono utilizzati anche proprio in progetti particolari dell'associazione. Le associazioni svolgono veramente tantissime attività e tantissimi progetti, quindi è un aiuto forte quello che viene dato dall'Istituto Valturio alle associazioni del territorio. E i ragazzi invece come li avete visti? Qual è il vostro rapporto con gli studenti? Ma le abbiamo visti anche oggi molto professionali, sono veramente delle risorse, dei consulenti, in questo caso per le associazioni. Quindi hanno un atteggiamento molto serio, hanno una capacità anche comunicativa molto amichevole e questo fa sì che il progetto comunque dalle associazioni venga particolarmente apprezzato. Ecco, oltre diciamo, il risultato immediato, quello per le associazioni di ricevere un computer, quindi sicuramente un grande aiuto, parlare però anche di volontariato, di associazionismo a ragazzi che hanno 17-18 anni, l'ultimo anno delle superiori, secondo te quanto è importante anche per sviluppare una coscienza sociale? Ecco, noi contiamo proprio su questo, sull'importanza di sviluppare una coscienza sociale. Per venire a conoscenza delle attività, così come è stato oggi in questa breve presentazione delle associazioni ai ragazzi, aiuterà sicuramente anche i ragazzi a capire che ci sono delle realtà su cui possono impegnare il loro tempo dedicandosi ad attività differenti, da chi si occupa dell'assistenza, a chi si occupa dell'educazione, a chi si occupa dell'ambiente, a chi si occupa delle persone svantaggiate. Quindi noi contiamo anche sul fatto che venire a conoscenza di queste realtà possa essere per i ragazzi uno stimolo anche a dedicare del tempo all'attività di volontariato. Che cosa avete fatto? Qual è questo laboratorio? Di che cosa vi siete occupati voi? Ci siamo occupati della realizzazione, della composizione dei computer, di rintracciare i pezzi mancanti, i pezzi malfunzionanti, inserirli nel dispositivo e avviarlo, installare il sistema operativo per essere pronto all'uso appunto. Quindi diciamo, dal punto di vista hardware avete assemblato i computer e poi avete installato anche un sistema operativo? Sì, il sistema operativo che abbiamo scelto è stato Ubuntu perché, per vari motivi, principalmente perché è un sistema operativo gratuito che tutti possono avere e anche magari in caso di malfunzionamento si può reinstallare tranquillamente, si può ritrovare, e poi anche perché è molto intuitivo, sono immagini scritte in italiano e quindi è facilissimo da usare, possono usare quasi tutte le persone.
Ubuntu è anche molto semplice da installare, abbiamo installato quello praticamente in tutti i computer, non tutti i computer hanno avuto la stessa versione, però alla fine sono quasi tutti simili. Conoscevate già il mondo del volontariato o alcune associazioni? Sapevate cosa facevano o li avete scoperti? No, già avevamo un po' una nozione generica, un po' più che altro sui libri più che sul campo. Adesso questa è per me un'esperienza, penso almeno per me, nuova, anche per i nomi già che non erano molto noti, almeno a me. E com'è stato lavorare a questo progetto? Vabbè, il progetto già avevamo partecipato l'anno scorso, però non in queste posizioni. L'anno scorso c'era altre persone che avevano organizzato il progetto, quest'anno ci siamo divertiti molto, c'era stata anche molte adesioni, infatti eravamo veramente tanti a fare questo progetto, e infatti sono anche venuti fuori molti computer, ci siamo divertiti molto, è stato bello, educativo. Il fatto che abbiate fatto qualcosa, diciamo, che dalla scuola esce e aiuti delle associazioni a operare proprio sul territorio, a intervenire, ad aiutare, che effetto vi fa? Che solitamente la scuola tende, no, a lavorare all'interno senza mai uscire. Ecco, questa, l'idea di aver fatto qualcosa che è uscito, che ha aiutato, che come vi ha posti nel lavoro? Beh, sicuramente è un'esperienza positiva, un effetto positivo nei nostri cuori. E ci ha anche aiutato per conoscere meglio appunto il sistema fisico del computer, che sicuramente magari non avevamo visto fino a questo punto, nell'accenderlo e nel ritrovare qual era il pezzo mancante, il pezzo mal funzionante, e quindi è stato interessante anche per il bagaglio culturale. Ah, il progetto è stato molto bello, quindi anche te, proprio essendo un'attività all'infuori della scuola, il pomeriggio è una cosa diversa, è molto diversa dalle lezioni tradizionali, si impara forse anche di meglio e forse anche in modo diverso, si imparano cose diverse dalla scuola.